ho dato la voce a questo granchione gigante, che dovrebbe essere il cattivo, ma insomma, non tanto cattivo, della storia. Si tratta di Tamatoa, questo granchione gigante molto egocentrico e vanitoso, esattamente come, no, assolutamente non come sono io. Proprio, forse è stata una sfida molto bella anche per questo, per entrare in un personaggio che è completamente differente da quello che sono io, insomma. Norma Talla, buongiorno, una ispiratrice di Baiana, una nonna anticonformista che spinge questa ragazza a scoprire effettivamente la sua identità, le fa intuire quale può essere questo richiamo dell'oceano, che comunque già Baiana sente molto, una specie di matta del villaggio con un senso dell'umorismo. E quindi è stato molto interessante poterla frequentare. Io, per quanto riguarda il canto, da voce hawaiana, e questa bellissima ragazza che tra l'altro non è stato così difficile, perché mi ci rivedo molto in lei, questa giovane piccola ma determinata e a inseguire insomma il proprio sogno, ed è stato stupendo, è stato meraviglioso, un'esperienza nuova ma bellissima. Hai davanti un semidio! Io e Rocco abbiamo fatto il canzone, e si chiama Prego, translation originale, You're Welcome, è stato un pezzo veramente bellissimo. Collaborare con Rocco è un gran piacere, quindi non vedo l'ora che voi lo senti il pezzo. You're welcome. No, direi, cioè, non ho prestato la voce a nessun personaggio, io e Sergio abbiamo fatto solo la colonna sonora presente nei titoli di coda, solo, per modo di dire, siamo orgogliosi, insomma, di partecipare a questo grande progetto. Il film è bellissimo, voi ovviamente non l'avete visto già, no? Di cosa stiamo parlando? Il film è degno, insomma, di tutti gli altri lavori della Disney, perché comunque siamo cresciuti con questi film, e poterci essere dentro e poter essere dentro a questo progetto è davvero una grandissima soddisfazione. Abbiamo fatto la versione in italiano del brano, di cui io ho scritto le parole, l'ho fatto insieme a Sergio, ed è stato davvero un grandissimo piacere. Il film è un film anche molto attuale, come avete potuto ben vedere, parla del rapporto tra gli umani e la terra, di come le donne, insomma, riescano ad avere anche un ruolo principale. Diciamo, essere qui davanti a voi è già un'emozione incredibile, oggi in italiano. Vabbè, è stato bello. L'unica cosa che siamo simili io e Mau è che un po', solo che io ho i capelli corti. Invece la domanda era, la difficoltà nell'adattare le canzoni, cioè ovviamente l'hai cantata, però ti sei data da fare anche per curare, perché sappiamo che dall'inglese italiano non è poi così facile. No, assolutamente, è stato molto molto difficile, soprattutto perché per me era una cosa nuova, quindi non è stato assolutamente facile. Poi bisogna stare attenti ai respiri, ai sorrisi, a tutti gli atteggiamenti che ha lei, quindi non è stato assolutamente una cosa facile, però devo dire che mi ha insegnato tantissimo, e questa esperienza mi ha dato veramente tanto a me come persona, quindi ci sono state solo cose positive, anche se è stata dura, però alla fine è venuto fuori un lavoro bellissimo. Baiana è una ragazzina forte, che fin da piccola sapeva benissimo qual era il suo sogno, insomma il suo obiettivo, e io da piccola sapevo perfettamente che insomma la mia strada era quella, e ho, per carità, ho 19 anni, però anch'io ho preso un po' le mie porte in faccia, e nonostante quello, come Baiana,
non mi sono mai fermata e per quello secondo me è stato anche abbastanza facile da quel punto di vista riuscire a interpretarla, perché ogni parola, ogni gesto le ho provate anch'io e le provo tuttora, quindi è stato proprio bello. Per quanto mi riguarda, lo dicevo anche prima, è stata quasi una combinazione, voglio dire, di casualità, perché proprio quando mi è stata proposta questa cosa da Roberto, insomma, è stato praticamente un momento di emozione, proprio perché stava uscendo anche un album dove avevo rivisitato un po' di brani per una compilation uscita in tutto il mondo che si chiama Jazz Loves Disney, dove avevo interpretato alcuni brani del Libro della Giungla. E quindi insomma ho accolto questa proposta molto volentieri. Io da piccola avrò avuto 12 anni, così seguivo ad esempio High School Musical, Camp Rock, e grazie a quello è stato proprio quello che mi ha fatto iniziare a cantare e quindi oggi mi trovo qua ed è un sogno assolutamente. Soprattutto poi quando l'ho saputo sono fatto i salti di gioia e quindi è stata un'emozione unica. È stato difficile perché bisogna stare attenti a tante cose e non è stata era la prima volta per me, quindi non è stato facile. Però è un sogno che si realizza assolutamente, e soprattutto perché Vaiana è un po' come me, no? Quindi mi ci sono trovata tanto bene. Perché se ricordo bene lei è stata anche un personaggio animato in un film di Michetti. Sì, lui si animava. Io mi innamoravo e lui si trasformava. Sì, era volere volare. Lui aveva questa malattia e diventava un cartone. Io ho sempre amato tantissimo cartoni, film d'animazione, li ho sempre visti. Mi ricordo una domenica pomeriggio di un'estate che stavo guardando Dumbo per l'ennesima volta, ero già grande, e c'erano con i VHS, perché io sono nata con Biancaneve nel 37 adesso, e questo VHS si rompe e io mi sarei data la testa nei muri perché non volevo vedere come finiva, cioè nel senso sono sempre stata molto molto legata. Mi sono anche innamorata di uomini che disegnavano, perché era una cosa che trovo meravigliosa. Ho sempre trovato proprio una preziosità, un regalo. Non so, se ripenso a Pinocchio, ogni inquadratura, cosa c'è dentro, mi sembra un miracolo, perché è un lavoro incredibile, fatto di tempo, di passione, di amore. Io veramente sono innamorata di tutto questo, e quindi quando poi ho avuto dei figli non vedevo l'ora finalmente di poterli fare diventare insomma, diciamo, dipendenti, se si può dire. E mi ricordo infatti la faccia di mia figlia, avevo messo Biancaneve, è rimasta proprio, si è marmorizzata, perché per me era bello insomma comunicare questo amore che io avevo, amo moltissimo questo. E adesso mi sono già dimenticata questo. Dunque, rispetto a cosa penso io dell'anticonformismo, no? Insomma, della norma. I personaggi dei cosiddetti fritti. Ma il problema è riuscire, come dire, quando magari hai la fortuna sulla tua strada, vabbè, in questo caso era una nonna, quindi anche con questo legame molto bello, che io per esempio non ho avuto, e che invece è così prezioso da avere con un nonno, con una nonna, e riuscire ad ascoltarli, dire, quando sulla tua strada interferisce o entra un maestro, anche se ha delle sembianze che tu non subito non riconosci, ecco. Riuscire a scovarlo, riuscire a rendersi conto che quello è un incontro e che ti può far fare un salto. Ogni tanto ci è capitato, no? Nella vita, alle volte un amico, non è sempre per forza un parente, una persona che tu incontri che ti apre una possibilità, che ti apre una vista, che ti dà un altro, un paio di occhiali. Quello secondo me è una cosa fantastica, un regalo incredibile, e bisogna avere le antenne per prenderlo, perché ci passa vicino, quindi...